Io ho una melodia, quella della canzone di Giovanni Alcina. Fate dei ritmi di accenti di metro, sotto ho messo dei numeri. Quello è il sistema classico per qualunque tipo di paroliere, anche oggi, no? Mogol fa la stessa cosa, per mettere al suo posto gli accenti all'interno di una canzone. Prende dei numeri che abbiano gli accenti scanditi e ne viene fuori qualcosa. Qualcuno riconosce quei versi di sotto, che cosa sono? Impossibile. Però rispettano proprio quell'accento lì. Sempre carne, fungo, stermo, col, eccetera, eccetera. 23, 22, 47, 45, 22, 18, no? Ho preso dei numeri che rispettino la stessa accentuazione dell'endecasillabo di Leopardi. Ed è proprio un procedimento assodato. Spesso e volentieri si fa così. Anche i librettisti talvolta operano in questo modo, perché è la cosa più semplice. Io non ho le parole e devo però ricordarmi, no, la scansione. Sapete? E quindi vado avanti così. Ecco perché ho parlato di maschera, mascherina, no? Che è proprio l'impalcatura, che ricorda un po' le impalcature di Virgilio, no? Quando buttava lì dei versi monchi all'interno dell'Eneide, e a tali sono rimasti alcuni, per ricordarsi più o meno la faccenda. Lui lo faceva già con le parole, non con i numeri, ma più o meno funzionava così. E poi l'incertezza poetica, il pubblico o l'arte. Quando io vado a mettere il testo, e quindi quando vado a variare il testo, mi rivolgo al pubblico o mi rivolgo all'arte? E questo è un altro bel interrogativo. Allora, se io ho un'opera da scrivere, prendo un testo già fatto o mi affido a un paroliere che me lo scrive? Posso fare tutte e due, no? Se prendo una poesia già fatta e voglio musicare l'infinito di Leopardi, ce l'ho già fatto, e lì devo solo metterci il testo, devo solo metterci la melodia sotto. Certo è che allora devo rispettare un certo tipo di accentuazione che già c'è, perché è già dato, no? Se io invece ho una melodia che ho, che mi gira per la testa, e non riesco a trovare le parole, mi affido ad un altro, perché non sono un paroliere, e questo deve capire molte cose. Deve capire il senso di quella melodia, deve capire dove devo andare a parare, e moltiplicate tutto questo per la costruzione di un'opera, o per la costruzione anche solo di un brano musicale. È un'operazione molto complessa. Gli scambi epistolari tra i grandi librettisti, soprattutto nell'Ottocento, e i grandi compositori come Verdi, Puccini, eccetera, sono enormi, no? Perché tutte le volte c'era qualche cosa che non funzionava, perché la parola non arrivava al posto giusto, perché non voleva dire quello che voleva dire la musica. Allora bisognava riscrivere, bisognava rifare. Da sempre funziona così, a meno che uno non sia un cantautore e faccia tutto da se stesso, o abbia il genio di Wagner e possa permettersi di scrivere il libretto e la musica più tutto il resto. Allora lì sai che cosa hai nella testa e riesci ad avvicinare le due cose. Infatti guardate il giudizio di Fortini, che è un grandissimo poeta, ma non dimentichiamoci che ha partecipato anche alla scrittura di canzoni, no? Negli anni 50 insieme a Calvino, che è il Cantacrona anche a Torino, e lui ci dice: una poesia nasce spesso per una specie di illusione di maggior libertà. Se io sono un poeta e devo scrivere la mia poesia, non ho nessun paletto. Gli accenti li scelgo io, il testo lo scelgo io, l'argomento lo scelgo io. Se io sono un poeta per musica, quindi mi devo basare su quello che già c'è, o devo lavorare insieme a un compositore, ho molta meno libertà. Sarà poesia, sì, ma sarà poesia con una finalità ben precisa. Per cui gli affetti che io dovrò trovare devono rispondere anche degli effetti musicali, che le due cose devono andare di pari passo, altrimenti l'opera non può funzionare, non potrà mai funzionare. Il pathos che genera un movimento d'opera, un'aria d'opera, deve essere calibrato perfettamente tra l'intenzione del compositore, quindi la sua idea di melodia, e l'intenzione del librettista, che si adatta perfettamente, che calibra, no? Che coincide con quella cosa. Se io faccio un travestimento di un'aria d'opera, diventa un disastro. Perché? Perché gli affetti non funzionano più, assolutamente. Ed ecco perché se devo comporre e non solo sostituire un testo, devo scegliere chi vince. Deve vincere uno dei due. Devo far capire al pubblico se sono più importanti le parole o se è più importante la melodia. Perché il pubblico è il giudice, no? È lui che paga il biglietto. E di conseguenza è lui il supremo giudice dell'operazione. E questo sarà il punto nevralgico proprio della discussione teorica
di gran parte dei trattatisti del, tra il 1500 e il 1600, che è stata un'epoca di ribollore, no? Di ribollire proprio di trattatistica musicale, con dei nomi che sono diventati molto importanti nella, nella storia della musica: Giuseppe Zarlino, Mersenne, Athanasius Kircher, Galilei padre, Vincenzo Galilei, che è stato un grandissimo trattatista, Monteverdi, il fratello di Monteverdi, i quali si dedicano proprio a discutere anche animosamente di questioni molto sottili, cioè chi ha ragione, no? Che corrente devo seguire, quella che fa sì che sia la musica la cosa più importante o quella che fa sì che sia il testo la cosa più importante. Partiamo da capo.